Salve a tutti Crazers, oggi giocheremo a un gioco chiamato 60 secondi. 60 secondi è un gioco dove devi sopravvivere a una bomba nucleare, ovviamente rifugiandosi in un bunker e aspettando per giorni e giorni che dei soldati ti vengano a salvare. E chiusi in un bunker con provviste limitate, sapete bene cosa può succedere. Bene, io ho visto già questo gioco da molti youtubers, però l'ho sempre visto in inglese, in inglese, in inglese. Oggi l'ho visto e l'ho trovato in italiano e quindi lo voglio provare per voi, così vedremo anche come cosa c'è scritto in quel famoso diario ed in quelle cose molto pazze che scrivono i sopravvissuti all'interno di questo bunker. Bene, nei primi 60 secondi devo prendere più cose possibile e rifugiarmi appunto in questo bunker. Quindi andiamo, non perdiamo tempo ragazzi, iniziamo. Il kit di pronto soccorso. Veloce. Bene, nei primi 60 secondi devo prendere più cose possibile e quindi portarli nel bunker, che lo troviamo lì. Aspettare, così mi do un'occhiata in giro. Ah. Tab. Andiamo alla moglie. È una bella bottiglia d'acqua, non si sa mai. Portiamola nel bunker. Ok. Allora. Prendiamo il fucile. Due zup. Andiamo nel bunker. Poi. Andiamo a prendere Timmy. Vediamo qua che possiamo prendere altre due zuppe. Andiamo di corsa, 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 di corsa. Ok, ok, ok. Poi che prendiamo più, che prendiamo più, che prendiamo più. La figlia, la figlia, la figlia, la figlia. Andiamo alla figlia. Non possiamo prendere niente più, mi sa. Cosa di vicino. E cos'è questo? Prendiamo questo. La scacchiera, la scacchiera. Non ho preso niente proprio questa partita. Ha fatto proprio schifo, ragazzi. Le carte. La torcia. No, vabbè, ce la faccio a prendere nient'altro. Va bene, entriamo. Bene, allora la nostra avventura inizia con il giorno 1. Siamo in questo bunker bellissimo. Ah, vedi, abbiamo delle zuppette, delle cose. Giorno 1. Meno male che abbiamo preso questa valigia. Il suo contenuto sicuramente sarà utile. I nostri scaffali sono pieni di lattine. Mangeremo in lattine, dormiremo su lattine, faremo anche l'amore sulle lattine. L'acqua è appena sufficiente per tutti. Saremo costretti a razionarla vigorosamente. Oh my god. Allora, dobbiamo razionare il cibo. Beh, primo giorno, dieta. Non è il momento e il luogo per fare progetti per il futuro, ma non ce la facciamo. Vabbè. Giorno passato. Giorno 2. Vediamo cosa dicono. La pianificazione sul lungo termine di solito è una buona strategia, ma per ora dovremmo preoccuparci di più del razionamento della. Mary Jane si sente al sicuro. Chi non lo sarebbe in questa specie di bara minuscola accogliente? Tim è molto coraggioso nonostante le circostanze terribili di dolore, si è abbastanza calmata la situazione. Cosa facciamo? Acqua. Elimina. Acqua. Ted è abbastanza forte da sopportare i rischi del deserto. Dolores è riposata in buona forma. Mary Jane non la fermerà nessuno. Timmy ce la farà. Timmy è partito come è partito al deserto. Dovremmo iniziare a preparare una spedizione per domani. Allora ragazzi, consiglio, siccome non so se ho portato la maschera, fin quando non è sicuro. Allora, dice sì, penso che di barattoli vuoti, di monestri, di parlare di questo, chiedo al papà, entrambi sanno. Ok, abbiamo solo il libro. Schiacciamo gli scarafaggi. Questa volta abbiamo schivato per poco un proiettile. Questo è se il proiettile può essere enorme, peloso, avrà un po' d'acqua, dimmi, non lo ripeto. Ok, un po' d'acqua, dimmi, a Gina, Giovanna e Giacomino. Ted è pronto per rischiare la propria vita. Oh my god. Ok ragazzi,
Siamo una famiglia normale ed è normale avere delle discussioni occasionali, ma una discussione così come questa appena iniziata non c'è da stata brida pa. Giorno numero 4. Beh, vediamo un po' che dicono. Basta con le discussioni, abbiamo cose peggiori di cui preoccuparci. Mary Jane non è preoccupata, o perlomeno non lo dice ad alta voce. Timmy sta bene, almeno stava bene ancora 5 minuti fa. Dolores se la cava bene, oppure non riesce a trovare il motivo ragionevole per lamentarsi. Cosa c'è di nuovo? Niente di speciale. Almeno così sostiene Ted. Che bel disegnino! Menzioniamo il cibo. Sì, mangiate, porcellini della mia malora. Ok, Mary Jane, vai nella spedizione. Portati niente. Anzi, no, portati la valigia. Può darsi che serve per portare più cose. Ciao, Mary Jane. Giorno 5. Mary Jane è uscita all'esterno. Speriamo che faccia in fretta l'equipaggiamento, la valigia. Timmy sta abbastanza bene, il solito. Se c'è qualcosa di cui ha bisogno Dolores, è sicuramente l'acqua. Ted non sopravviverà a lungo senza bere. E bevi, vivissimo, posso fidete. Ci fate caso. Giocare una partita o due potrebbe essere un buon modo per tirare sull'umore, distrarre le nostre menti dai problemi. In ogni caso il gioco è una buona distrazione per tutti. Perché non provare a giocare di tanto in tanto? Giochiamo a dama. Che palle. Giorno 6. Abbiamo giocato a nascondino. Chissà dove si sono nascosti. Il giro più lungo è durato 5-10 secondi. È stato solo perché le luci sono spente per un momento. Non possiamo permettere a Timmy di avere sete tutto questo tempo. Una giornata come le altre. Dolores sta bene, Ted sta bene nonostante il mondo sia a pezzi. Bene, non mangiate. Abbiamo discusso tutto quello che potevamo e nessuno è più di solito di là su chi mai di chi gli ho messo. Ok, giorno 7 ragazzi, niente di niente. Forse se ci impegniamo davvero molto saremo in grado di sentire i vicini nel loro bunker. Timmy è nelle condizioni per usare bisogno di acqua. Adesso! Timmy si è stancato molto. Dolores è davvero stanca e Ted è veramente distrutto. Vivo. Voglio vedere se mi posso fidare di te. Una cosa che non si aspetta nessuno. È un gruppo di persone vestite tutte di verde. Presentarsi alla porta del bunker sostenendo che prendono i ricchi per dare ai poveri. Non ci possiamo credere. Dovremmo lasciare entrare quei pagliacci? Potremmo offrirgli un po' di intrattenimento. Ok. Giorno 8. Non abbiamo risposto a quelle chiamate strane. Non abbiamo risposto a quelle chiamate strane, tenendo la porta chiusa a chiave fino a quando i rumori fuori fossero svaniti. Non siamo proprio sicuri se vogliamo che queste persone tornino. Sembravano abbastanza innocui, ma ci potrà fidare della gente innocua di questi tempi difficili? Potremmo essere peggiori. Potrebbero essere peggiori di quello che non sembrano affatto. Timmy è molto coraggioso nonostante le circostanze. Vabbè, che ci si frega. Sicuramente c'è ancora dell'acqua. Dolores dovrebbe averla. L'unica cosa che desidera è qualche goccia d'acqua. Quindi è umore uno, umore un altro. Cavolo. Non può uscire più nessuno. Sta diventando sempre più difficile respirare nel bunker. Nell'ultimo paio d'ora abbiamo il sospetto che sia qualche problema con la ventilazione. Forse si è bloccata. Ma come? Dobbiamo indagare, altrimenti possiamo soffocare. Come si è ammalato, ma questo? Utilizziamone per cercare i consigli sulla manetta della sfera sembrava una buona idea. Abbiamo pensato che se è pieno di indicazioni su come deve esserci qualche capitolo di impianto di ventilazione, con una prima addirittura del simulatore controllo siamo stati in base a un gruppo di insetti mutanti, incavolati. A
quella cretina di cosa? Vabbè. Ah. Manca da poco, il nido di questo animale è fluorescente. Vediamo un po'. Ma che cavolo, eh? Ah, non ha portato un po' d'acqua, benissimo. Vabbè. Ah, ma io poi non avevo preso né la mappa né la... Bene, andiamo bene. Ah, ciao, come stai? Ti ho pure curato. Troppi giorni senza acqua, vabbè, che mi fa? L'acqua adesso. No, non ce l'ho. Cavolo. Ok, ragazzi, sono scarsi in questo gioco. Genere merita un po' di cibo, sul serio, ma leggendo che qualcosa da bere. Timmy adesso in condizioni pietose, ha bisogno dell'acqua. Hanno bisogno tutti dell'acqua, ma nessuno esce. Non ce l'ho l'acqua, cosa posso farci? Qualcuno che esce, non esce nessuno. Ok, vabbè. Tito te saluta. Timmy se n'è andato. Oh, non c'è niente di meglio, la quiete, la. Non vuole uscire nessuno, ok ragazzi, ho perso. Non sono proprio capace. Fine. Bene ragazzi. Lo so, sono una schiappa, ho resistito 14 giorni. Bene, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, anche se ho narrato che è una schifezza, ma fatemi sapere se volete che ci riprovi, magari andiamo più avanti, magari vinceremo, chi lo sa, però in italiano almeno riesci più a capire cosa vogliono, oppure dei consigli su chi deve uscire e chi no. Fatemi sapere se vi piace, alla prossima, ciao a tutti!